Buongiorno e benvenuti a questa seconda lezione sulla contraccezione. In questa seconda lezione affronteremo gli aspetti più importanti della contraccezione ormonale, ovvero cercheremo di capire quali sono i vantaggi, gli svantaggi, gli effetti collaterali negativi e quelli benefici dei contraccettivi ormonali. E per capire questo cercheremo di valutare l'evoluzione di questa metodica contraccettiva che è avvenuta, vedrete, proprio nel tentativo di evitare quelli che sono gli effetti collaterali negativi e di aumentare quelli che invece sono gli effetti collaterali benefici, ricordandoci sempre che l'effetto più importante della contraccezione, quello che meglio apporta benefici alla salute della donna, è proprio l'effetto contraccettivo, cioè evitare le gravidanze indesiderate. Quindi cominciamo a dire quali sono i rischi accertati della contraccezione ormonale estroprogestinica. I rischi accertati degli estroprogestinici sono essenzialmente due: un aumento del rischio di infarto del miocardico e un aumento del rischio di tromboembolia venosa, tromboembolismo venoso. Questi due rischi hanno orientato l'evoluzione della contraccezione ormonale, cioè quando ci si è accorti che i contraccettivi estroprogestinici si associavano ad un aumento di questi rischi, si è cercato di ridurre questi rischi modificando la composizione ed il dosaggio dei contraccettivi ormonali. E cominciamo a parlare del rischio di infarto del miocardio. Quant'è questo rischio di infarto del miocardio? Questo è uno studio danese molto importante in cui si vede che posto uguale a 1 il rischio relativo di un infarto del miocardio in una donna, ovviamente in una donna di età tale da poter assumere contraccettivi orali, posto uguale a 1 questo rischio, ecco che una donna che per esempio assume un contraccettivo contenente etinil-estradiolo e levonorgestrel ha un rischio che è circa 2 volte maggiore. Una donna che assume lo stesso dosaggio di etinil-estradiolo, ma per esempio assume il norgestimate in associazione, vedete che il rischio si annulla. 0,9, 1,94, sostanzialmente il rischio equivale a 1. Il rischio con un progestinico come il desogestrel è leggermente più basso, ancora più basso con il gestodene, con il drospirenone. Se poi passiamo a vedere qual è il rischio con etinil-estradiolo 20 microgrammi associato al desogestrel o associato al gestodene, vediamo che questi rischi sono più bassi. Quindi noi che cosa vediamo da questa tabella? Che in realtà fare la differenza è il tipo di progestinico che si utilizza. E cosa vuol dire questo? Che l'evoluzione della contraccezione ormonale allo scopo di ridurre il rischio di infarto del miocardio è avvenuta proprio attraverso l'introduzione di nuove molecole progestiniche con effetti metabolici sempre meno dannosi per quanto riguarda il rischio di aterosclerosi. E questo viene espresso in questo modo, dicendo che sono molecole sempre meno androgeniche. Perché androgeniche? Perché si riferisce a un effetto di tipo androgenico, l'effetto che favorisce l'aterosclerosi. E per fare questo si parla di un indice di selettività androgenica degli estroprogestinici. In altre parole, un progestinico ha un indice di selettività androgenica tanto maggiore quanto maggiore la sua affinità ai recettori del progesterone e quanto minore la sua affinità ai recettori degli androgeni. Cosa vuol dire questo? Che un progestinico che si legasse solo al recettore del progesterone e mai al recettore dell'androgeno sarebbe un progestinico perfetto. Un progestinico che si lega più al recettore degli androgeni e meno al recettore del progestinico è un progestinico che più facilmente darà effetti collaterali di tipo metabolico. A questo punto, nel corso della storia della contraccezione, si è passati attraverso varie generazioni di progestinici. I primi progestinici, come ricorderete, sono il noretinodrel. Ricorderete, il noretinodrel era il progestinico presente nel primo contraccettivo prodotto negli Stati Uniti. Il noretisterone, che è il progestinico che era presente nell'anola, il contraccettivo che arrivò in Italia negli anni 60, si è passati poi negli anni 70 a contraccettivi con dosi che potevano essere progestinici, che potevano essere utilizzati con dosi più basse e presentavano una selettività androgenica ancora bassa, ma superiore a quella del noretisterone e del noretinodrel.
E questo progestinico, il nostro vecchio amico, il levonorgestrel, quello che poi ritroviamo nel dispositivo intrauterino medicato, quello che utilizziamo per la contraccezione d'emergenza, il levonorgestrel. La terza generazione, che compare negli anni 80, ha effetti metabolici ancora migliori, una maggiore selettività. Parliamo del gestodene, del desogestrel e del norgestinate. Nel frattempo, parallelamente, venivano sviluppati altri tipi di progestinici con spiccate capacità antiandrogeniche. Parliamo in particolare del drospirenone e del dienogest. Quindi, se andiamo a vedere di nuovo la nostra tabella, ci accorgiamo infatti che proprio, per esempio, il drospirenone ha un rischio di infarto del miocardio che è inferiore a quello dei progestinici con maggiore androgenicità. La realtà dei fatti però va inquadrata in un discorso più completo. Se noi andiamo a vedere qual è la mortalità per infarto del miocardio nella donna in età riproduttiva, quindi diciamo fine 45-44 anni, vedete, cioè donne che potrebbero utilizzare un estro progestinico, vedete che di fatto questa mortalità per infarto del miocardio è del tutto trascurabile. Quindi non stiamo parlando di un grosso problema di salute pubblica. Non solo, la cosa più importante che salta fuori da tutti gli studi è che l'uso degli estroprogestinici di per sé stesso non aumenta il rischio in genere, ma esaspera gli effetti di danni arteriosi preesistenti dovuti al fumo, all'ipertensione e all'età. E infatti, vedete questa diapositiva, distinguiamo donne che fumano e donne che non fumano. Vedete l'effetto del fumo come è dannoso sulle donne che utilizzano i contraccettivi ormonali? Donne che utilizzano contraccettivi ormonali e fumano e non controllano la pressione arteriosa, contro donne che controllano la pressione arteriosa verso donne che controllano la pressione arteriosa ma non fumano. L'effetto del fumo è catastrofico, è ancora più catastrofico se associamo il fumo al non controllarsi la pressione arteriosa. Quindi è evidente che non andranno prescritti contraccettivi ormonali a donne in età superiore ai 35 anni che fumano, e che tutte le donne a cui prescriviamo un contraccettivo ormonale, prima della prescrizione del contraccettivo ormonale, devono farsi misurare la pressione arteriosa. Una donna ipertesa non prescriviamo la contraccezione ormonale. Molto spesso mi capita di vedere prescrizioni di contraccettivi ormonali fatte dopo aver prescritto le analisi più complesse e più costose di laboratorio che esistono. Tutto questo non ha nessun senso. Le stesse donne a cui sono stati chiesti esami complicatissimi magari non hanno mai misurato la pressione arteriosa. Il medico che prescrive la contraccezione non misura alla donna la pressione arteriosa. Al contrario, la cosa più importante da fare è il controllo della pressione, e solo in casi selezionati di dove si pensa che possa essere utile andranno prescritti esami di laboratorio in maniera intelligente. Quindi quello che ci portiamo a casa da questo discorso è: non prescriviamo i contraccettivi ormonali a donne con più di 35 anni fumatrici, e non prescriviamo i contraccettivi ormonali a donne ipertese, il che significa che prima di prescrivere un contraccettivo ormonale dobbiamo misurare la pressione arteriosa. E andiamo avanti con l'altro problema, che era quello della trombosi venosa. Vedete, questo è un articolo comparso sul Journal American Medical Association, il famoso JAMA, il 13 luglio del 1963. Abbiamo visto che i contraccettivi ormonali sono arrivati negli Stati Uniti proprio nel 1960. Vedete che già nel 63 compare il primo articolo in cui si ipotizza che l'utilizzo dei contraccettivi estroprogestinici possa associarsi alla trombosi venosa. Di che contraccettivo stiamo parlando? Stiamo parlando di Enovid. Sono 150 microgrammi di mestranolo, che equivalgono a circa 100 microgrammi di etinile stradiolo, quindi 5 volte la dose di etinile stradiolo che utilizziamo adesso, e 10 mg di norepinefrina, che attualmente è un progestinico che non si usa più.
Come funziona? Perché gli estroprogestini ci causano un aumento del tromboembolismo? Attraverso due vie. Da una parte riducono tutti i fattori anticoagulativi, la proteina C, la proteina S, il PAI1, l'antitrombina terza, cioè tutti quei fattori che vanno a degradare il coagulo di fibrina. Dall'altra parte invece aumentano il fattore settimo e il fattore dodicesimo, che sono rispettivamente nella via estrinseca della coagulazione, quindi favorendo quindi poi la formazione del coagulo. In questo modo, attraverso queste due strade, cioè fattori che favoriscono la produzione della fibrina e fattori che inibiscono la degradazione della fibrina, vedete che gli estroprogestini ci sono in grado di aumentare il rischio di tromboembolismo e il rischio aumenta ancora di più nelle donne che sono affette da trombofilia. Donne affette da fattore quinto Leiden, in eterozigosi, in omozigosi, donne che hanno deficit di antitrombina terza, di proteina C, e C di proteina S, tutte queste donne hanno un rischio di tromboembolismo venoso nel momento che assumono un contraccettivo ormonale che è molto più alto di quello di donne che questo problema non ce l'hanno. E queste donne costituiscono il grosso numero delle donne che quando assumono un contraccettivo ormonale presenteranno un tromboembolismo venoso. Quindi l'evoluzione della contraccezione ormonale allo scopo di ridurre il rischio di TEV è avvenuta attraverso la riduzione del dosaggio estrogenico sino ad arrivare a contraccettivi senza estrogeno, perché è proprio l'estrogeno che va a fare questa alterazione, agendo a livello epatico, stimola la sintesi dei fattori della coagulazione. E vedete come nel corso degli anni, partendo dagli anni 70 con 50 microgrammi, sino ad arrivare al 2000, quando siamo arrivati ad avere contraccettivi con 15 microgrammi di etinilestradiolo, si è assistita a una progressiva diminuzione della dose di etinilestradiolo, fin tanto che è possibile controllare bene il ciclo. E vedete come in realtà, ponendo un contraccettivo con 30 microgrammi come riferimento, vedete come con 20 microgrammi abbiamo un rischio che è circa la metà, con 50 microgrammi abbiamo un rischio che è circa il 50% in più. Quindi effettivamente ridurre il dosaggio di etinilestradiolo riduce il rischio di tromboembolismo venoso. In questa tabella però osserviamo qualcosa di interessante. Sostanzialmente qui abbiamo il rischio relativo di tromboembolismo venoso in utenti di contraccettivi orali che contengano 50, 30, 20 microgrammi di etinilestradiolo in associazione ai diversi progestinici. E ci accorgiamo che il rischio varia anche in questo caso a seconda del progestinico che è associato all'estrogeno. E osserviamo un'altra cosa, che lì dove utilizziamo solo progestinico, il rischio di tromboembolismo venoso scompare completamente. Tutto questo saltò fuori alla metà degli anni 90, quando quattro studi riportarono un aumentato rischio di trombosi venosa proprio nelle utenti di quei contraccettivi contenenti progestinici di terza generazione, cioè quei progestinici che ipoteticamente avrebbero dovuto dare un minore rischio di problemi metabolici rispetto a donne che utilizzavano contraccettivi con il levonorgestrel. Tutto ciò ha portato a un grande dibattito scientifico, ma proprio a metà degli anni 90 ci fu un grosso numero di donne che smise di utilizzare la pillola, e vedete come soprattutto nei paesi del nord Europa, dove questo fu ancora più sentito, ci fu un netto aumento del numero di interruzioni volontarie di gravidanza. Successivamente da questo dibattito scientifico è scaturita la verifica del fatto che effettivamente l'utilizzo di contraccettivi ormonali contenenti progestinici di terza generazione porta a un aumento del rischio rispetto alle donne che utilizzano il levonorgestrel. Come si spiega questo?
proprio perché che è probabile che il minore indice di selettività androgenica dell'evonorgestrel, cioè quella lieve azione di tipo androgenico dell'evonorgestrel, inibisce questa forte azione estrogenica che stimola che aumenta il rischio di tromboembolismo venoso. E arriviamo a questa che è una tabella del 2019 del nostro AIFA, che ci dice quello che noi dobbiamo oggi considerare quando prescriviamo un contraccettivo ormonale. E ci dice che il rischio relativo rispetto all'evonorgestrel dei vari dei contraccettivi componenti diversi progestinici è questo. Noi abbiamo che il norgestimate e il noretisterone hanno sostanzialmente lo stesso rischio dell'evonorgestrel, gestodene, desogestrel, drospinerone, che hanno una maggiore indice di selettività androgenica, hanno però un maggior rischio di tromboembolismo venoso, che per il clormadinone e il novegestrol acetato non ci sono dati. E questo, vedete, è il rischio, un'incidenza stimata per 10.000 donne. Vedete che 10.000 donne non in gravidanza, non utilizzatrici, avranno un rischio intorno a 2. Con il levonorgestrel questo rischio all'incirca si triplica, con il dienogest si quadruplica o si quintuplica, con il gestodene e con l'etonorgestrel e con la progesteromina abbiamo un rischio che è circa 5 volte, 6 volte maggiore. Col clormadinone non sappiamo con precisione. Quindi oggi come oggi, quando prescriviamo un contraccettivo ormonale contenente timilestradiolo, dovremmo in prima istanza utilizzare o contraccettivi contenenti levonorgestrel o contraccettivi contenenti norgestimato, noretisterone in Italia. I contraccettivi con noretisterone non esistono. Quindi questo dato è molto importante. Ma la evoluzione è andata oltre. L'etinilestradiolo che utilizziamo nei contraccettivi ormonali è un estrogeno molto potente, perché proprio il gruppo etinilico che lo caratterizza lo rende di difficilissima metabolizzazione. Calcolate che prima di essere distrutto dal fegato, l'etinilestradiolo ha circa 600 passaggi attraverso il fegato. L'estradiolo naturale, l'estradiolo prodotto dalle varie e dei mammiferi, ha una capacità molto minore di impattare sulla sintesi epatica delle proteine rispetto all'etinilestradiolo. Quindi, posto che al di sotto di una certa quantità di etinilestradiolo non si può scendere, si è pensato: proviamo a utilizzare al posto dell'etinilestradiolo l'estradiolo. Badate bene, i primi contraccettivi sono stati fatti con l'etinilestradiolo perché l'estradiolo perché è molto difficile riuscire ad appaiare l'estradiolo con un progestinico giusto tanto da riuscire a controllare il ciclo, cioè l'estradiolo ha molta più difficoltà a controllare bene il ciclo rispetto all'etinilestradiolo. E quindi ci sono stati due tentativi di fare una pillola con estradiolo. Il primo è questo, è una pillola che contiene dienogest ed estradiolo con uno schema in cui le concentrazioni cambiano a seconda della giorno di utilizzo, quindi un regime dinamico di somministrazione, e quest'altro in cui invece è 17-beta-estradiolo associato al novegestrol acetato in un regime monofasico che dura 24 giorni. Vedete come la pillola, di questo tipo di pillola, riesce a controllare bene il ciclo pur essendo associata il progestinico all'estradiolo e non all'etinile estradiolo. Funziona? Bene, noi abbiamo i primi dati del post-marketing di questo tipo di pillola, ci dicono che effettivamente, confrontati agli altri contraccettivi ormonali, questo tipo di pillola contenente estradiolo variato e dienogest ha un rischio di tromboembolismo venoso significativamente più basso. Al contrario, sembra essere sostanzialmente il rischio sovrapponibile
a quello del levonorgestrel. Quindi potremmo dire che al posto delle pillole con levonorgestrel si potrebbe usare anche la pillola con estradiolo valerato e lienogest. Stiamo andando su dei dettagli estremamente complicati della contraccezione. Quello che è importante che rimane è che non tutte le pillole sono uguali dal punto di vista del rischio di tromboembolismo venoso, che vanno preferite quelle con un minore rischio. Un'altra idea che era venuta ai produttori di contraccettivi ormonali era quella di utilizzare vie di somministrazione alternative. L'anello vaginale contenente etinile estradiolo e etanorgestrel e il cerotto contenente etinile estradiolo e norgestromina. Queste due vie di somministrazione hanno una caratteristica comune, e cioè quella di non comportare un assorbimento intestinale degli estrogeni. In questo modo si evita quello che possiamo chiamare il first pass, il primo passaggio attraverso del fegato. Il prodotto viene assorbito lentamente o dalla mucosa vaginale o dalla cute, viene distribuito in tutto il circolo e lentamente passa attraverso il fegato. Si pensava in questo modo di poter ridurre l'impatto epatico. Di fatto, però, gli studi ci dicono che non c'è nessuna differenza fra il rischio relativo dei contraccettivi ormonali per os e di quelli con il cerotto o con l'anello vaginale. Quindi non si è ottenuto nessun vantaggio, se non il fatto che l'anello vaginale, a parità di dosaggi, comporta un migliore controllo del ciclo. Il fatto che esiste probabilmente un circolo diretto che porta gli ormoni dalla vagina direttamente all'utero fa sì che anche un dosaggio molto basso, come quello contenuto nell'anello vaginale, riesca a controllare molto bene il ciclo mestruale. Per finire questo discorso dobbiamo ricordarci poi che esiste la possibilità di una pillola che contiene solo progestinico. Questo progestinico è il desogestrel, un progestinico di terza generazione. Alla dose di 75 mg al giorno viene preso tutti i giorni. Il desogestrel inibisce l'ovulazione e ha effetti anche sul muco cervicale. E la dose di 75 mg è tale da consentire un minimo sviluppo follicolare, perché ricorderete che sono gli estrogeni contenuti nell'estroprogestinico a ridurre la produzione di FSH. L'assenza di estrogeni fa sì che venga prodotto un po' di FSH, che questo FSH vada sull'ovaio e che qualche follicolo riesca ad andare avanti a produrre un po' di estrogeno. Non si arriva ad ovulare, perché il desogestrel impedisce il picco di ovulo ovulatore, ma una piccola quantità di estrogeni è comunque presente. Questo fa sì che l'efficacia contraccettiva sia molto buona. Badate che questo per l'index, una gravidanza in 729 anni donna, è molto molto buono, ma è anche molto ottimistico, ed è probabilmente leggermente inferiore. Il principale meccanismo è l'inibizione dell'ovulazione. Lo vedete in questo studio del 99, come la rottura follicolare avvenga in una percentuale di casi molto molto bassa. Gli eventi avversi sono sovrapponibili a quelli che si ottengono con altri preparati. Vedete acne, mal di testa, la percentuale di incidenza è molto molto bassa. Esiste una certa incidenza di bleeding e spotting irregolari. Quindi, comunque, l'assenza della componente estrogenica fa sì che la donna che utilizza questo tipo di trattamento ha una discreta possibilità di andare incontro alle irregolarità mestruali. Quando abbiamo visto questa tabella che abbiamo già visto alla pressione precedente, abbiamo visto qual è il rischio di gravidanze indesiderate. Ebbene, notate come la gravidanza indesiderata è molto meno presente lì dove utilizziamo alcuni dispositivi che vengono definiti contraccettivi
long acting reversibili. E soprattutto, se guardate questa tabella, vi accorgete che esiste un uso perfetto e un uso tipico, e che l'uso perfetto è sempre molto più alto rispetto all'uso tipico. Facciamo l'esempio, ad esempio, della pillola combinata. Un uso perfetto: 0,3 donne hanno una gravidanza dopo un anno ogni 100 donne, quindi 3 donne su 1000, ma l'uso tipico è 8 donne su 100 che hanno una gravidanza dopo un anno di utilizzo. Questo che vuol dire? Che queste donne probabilmente si sono dimenticate di prendere la pillola, l'hanno presa male, sono stati per un periodo senza prenderlo, hanno avuto vomito, possono essere successe mille cose che fanno sì, per tutti i contraccettivi, che l'uso tipico non corrisponda all'uso perfetto. Invece per questo tipo di contraccettivi long acting reversibili, il rischio tipico e il rischio perfetto sono uguali e sono, vedete, molto molto bassi. Quali sono? Sono fondamentalmente i dispositivi intrauterini e in particolar modo quello che contiene il levonorgestrel e gli impianti. E andiamo quindi adesso a parlare proprio degli impianti, perché gli impianti sono sostanzialmente l'utilizzo di un progestinico da solo. Alcuni metodi long acting in Italia non vengono utilizzati e sono i contraccettivi iniettabili. Sostanzialmente si tratta di fare un'iniezione di un progestinico alla donna, questo progestinico inibisce l'ovulazione. Questo metodo in Italia è off-label. Dell'IUD a rilascio di progestinico abbiamo già parlato. Parleremo adesso degli impianti sottocutanei. L'impianto sottocutaneo disponibile in Italia si chiama Nexplanon. È un piccolo bastoncino, una specie di stuzzicadenti, che misura 4 cm, fatto di un polimero che contiene al suo interno un progestinico, l'etonorgestrel. Il progestinico inibisce l'ovulazione e ha effetti sull'endometrio e sul muco cervicale. Vedete che è simile a quello che succedeva assumendo la pillola col solo progestinico. E vedete come gli impianti hanno un rischio, un uso perfetto e un uso tipico che sono sovrapponibili. Finora abbiamo parlato dei rischi reali, che sono, abbiamo detto, quello di infarto del miocardio e quello del tromboembolismo venoso. Ma esistono anche dei rischi potenziali correlati alla somministrazione di estroprogestinici e riguardano il cancro mammario, il cancro della cervice uterina e i tumori epatici. Parliamo subito del cancro mammario. Lo studio più importante e ancora oggi fondamentale sulla contraccezione ormonale e il cancro è questo studio del 1996, che riguarda 53.000 donne con breast cancer, con cancro della mammella e 100.000 controlli, da 54 studi epidemiologici. E questo lavoro ci dice che nelle utenti di contraccettivi ormonali c'è un aumento del rischio di tumore della mammella, il rischio relativo di tumore della mammella, che è pari a 1,2. Posto il rischio di una donna che non assume un contraccettivo uguale a 1, una donna che assume il contraccettivo estroprogestinico ha un rischio che è 1,2. Questo rischio prosegue fino a 10 anni dalla sospensione. Lo stesso discorso vale per il cancro della cervice. Fra le utenti attuali di contraccettivi orali, il rischio di cancro invasivo della cervice aumenta con l'aumento della durata d'uso. 1,9. Il rischio diminuisce dopo la cessazione e dopo 10 e più anni è tornato a quello delle non utenti. Ora, la domanda che io pongo a voi riguarda un discorso più generico, e cioè: qual è il rischio reale di avere un tumore della mammella in una giovane donna? Il rischio è piuttosto basso. E il fatto che questo rischio sia aumentato dello 0,2, di un fattore 0,2, è veramente minimo. Quindi, avere paura del tumore della mammella e per questo motivo non utilizzare un contraccettivo ormonale in una giovane donna non ha molto senso. Superati i 30 anni, superati i 40 anni,
il rischio di tumore della mammella comincia a diventare significativo e in quelle donne è probabile che questo dovrebbe farci limitare l'uso della contraccezione ormonale. Il discorso poi invece cambia per quanto riguarda il cancro della cervice. Quando faremo la lezione sul cancro della cervice, vedremo che il fattore eziologico principale, fondamentale, unico del cancro della cervice è l'infezione da virus del papilloma. E allora, se è il virus del papilloma la causa, l'HPV, la causa del cancro della cervice, cosa c'entrano i contraccettivi ormonali? I contraccettivi ormonali rendono la donna più suscettibile agli effetti cancerogeni dell'infezione da HPV. Vedremo, quando parleremo del cancro della cervice, che l'infezione da HPV è molto molto comune, ma che la stragrande maggioranza delle donne guarisce perfettamente. Sono solo le donne in cui l'infezione permane che sono a rischio di andare verso il tumore della cervice. Il contraccettivo ormonale probabilmente rende le donne più suscettibili all'infezione, alla cronicizzazione dell'infezione. Questo significa anche però che le donne vaccinate contro l'HPV sono protette da questo problema, e significa anche che le donne che utilizzano contraccettivi ormonali devono, come tutte le altre donne, sottoporsi ai programmi di screening per il carcinoma della cervice, e che se si sottopongono allo screening per il carcinoma della cervice, osserveranno sicuramente quando è il momento la comparsa del precursore. E quindi si risparmieranno sicuramente di avere questo tipo di problemi. Non vi faccio vedere questa cosa perché è un po' troppo, ma andiamo invece a vedere che anche il carcinoma epatocellulare, che inizialmente sembrava decisamente correlato all'utilizzo del contraccettivo ormonale, in realtà vedete come non un significativo incremento è difficile da dimostrare. Detto questo sugli effetti collaterali non negativi, esistono anche dei benefici non contraccettivi degli estroprogestini che sono molto importanti. Quando noi utilizziamo un contraccettivo ormonale abbiamo un ridotto rischio di cancro ovarico, un ridotto rischio di carcinoma endometriale, di malattia infiammatoria pelvica, di dismenorrea, riduce la dismenorrea nelle donne che ce l'hanno, regolarizza il ciclo nelle alterazioni del ciclo, previene la formazione di cisti ovariche funzionali, abbiamo detto che non le cura, e riduce anche l'incidenza di fibromi uterini. E vorrei farvi ragionare un attimo su una cosa: quante giovani donne sono sottoposte a chirurgie per la comparsa di cisti ovariche funzionali, di piccole cisti oppure di fibromi uterini, oppure per la presenza di patologie che vengono prevenute dagli estroprogestinici e quindi in seguito a questi interventi hanno una riduzione della loro capacità riproduttiva. Quindi gli estroprogestinici, prevenendo queste patologie, tutelano la capacità riproduttiva delle donne. E andiamo a vedere. Contraccettivi ormonali e cancro ovarico. L'impiego della pillola riduce il rischio di tumore dell'ovarico del 40-50%. E questa diminuzione del rischio permane per 10-15 anni dalla sospensione. E l'effetto della pillola meglio documentato e più rilevante in termini di salute pubblica. Probabilmente il meccanismo è quello della soppressione dell'ovulazione con danno e riparazione della superficie ovarica e una diminuzione dello stimolo mediato da gonadotropine. La protezione è simile per tutti e quattro i tipi istologici di tumore epiteliale ovarico, carcinoma sieroso, endometriosi mucinoso e a cellule chiare. Non solo, nelle donne affette da BRCA1 e BRCA2, l'assunzione di contraccettivi ormonali combinati riduce il cancro ovarico, ma non aumenta il rischio di cancro della mammella. Vedete, questo è il rischio di cancro della mammella in donne BRCA1 e BRCA2 mutate, e vedete come non c'è un significativo incremento del rischio di cancro rispetto a donne BRCA1 e BRCA2, badate bene, mentre invece vedete come viene ridotto il rischio di cancro.
cancro ovarico. Quindi paradossalmente le donne con BRCA1 e BRCA2 possono utilizzare vantaggiosamente i contraccettivi ormonali. Dismenorrea. Nella dismenorrea senza una causa precisa c'è una limitata evidenza che l'utilizzo di contraccettivi ormonali combinati riduca la dismenorrea. La cosa è ancora più vera per l'endometriosi. I contraccettivi ormonali, vedrete poi nella lezione che vi terrà la professoressa Venturella, vedrete che cos'è l'endometriosi e in cosa consiste. I contraccettivi ormonali prevengono la formazione dell'endometriosi, trattano i sintomi dolorosi nelle donne che lo presentano e prevengono le recidive nelle donne che vengono sottoposte a trattamento chirurgico. Vedete qua come nelle utenti di contraccettivi ormonali il rischio di endometriosi si riduce significativamente. E il contraccettivo orale è in grado di ridurre il dolore da endometriosi anche perché riduce la densità delle fibre nervose dolorifiche negli impianti endometriosici, fra le altre attività. Tant'è che le linee guida internazionali sul management delle donne con endometriosi ci dicono che sono efficaci. Le terapie ormonali sono efficaci per la sintomatologia dolorosa associata all'endometriosi? Ai clinici si raccomanda di prescrivere un trattamento ormonale, contraccettivi ormonali, progestinici, antiprogestinici o agonisti del GnRH come una delle opzioni, poiché riduce il dolore associato all'endometriosi. Quindi i contraccettivi ormonali riducono il dolore associato all'endometriosi. Nello scegliere fra queste terapie andrebbero scelte quelle anche sulla base del costo e della disponibilità. Sicuramente fra questi farmaci i contraccettivi ormonali sono quelli più facilmente disponibili e con il costo minore. Ancora, nelle donne i clinici possono considerare la prescrizione di un contraccettivo ormonale combinato perché riduce anche la dispareunia, cioè il dolore durante i rapporti, la dismenorrea, cioè il dolore durante la mestruazione, e come abbiamo visto il dolore non mestruale. La pillola può anche essere utilizzata in maniera continuativa, quindi senza l'intervallo tipico di 7 giorni, nelle donne che hanno dismenorrea. Anche l'anello vaginale e il patch, il cerotto, riducono l'endometriosi. Dopo l'asportazione di una cisti endometriosica nelle donne che non cercano una gravidanza, si consiglia, si raccomanda di prescrivere un contraccettivo ormonale combinato per la prevenzione secondaria dell'endometrioma. Almeno nelle donne operate di endometriosi, si raccomanda ai clinici di prescrivere una spirale medicata al levonorgestrel o un contraccettivo ormonale per almeno 18-24 mesi per la prevenzione della dismenorrea, ma non la dispareunia e il dolore non mestruale. Questo perché il levonorgestrel non previene questo tipo di patologie. Quindi vedete come la contraccezione ormonale ha un ruolo molto importante nella terapia di questa patologia dell'endometriosi, che nelle donne che ne sono affette rappresenta un problema molto severo. Ancora, la menorragia. Menorragia, cioè la mestruazione molto abbondante. Esiste tutta una serie di studi che ci suggerisce che la terapia con estroprogestinici è in grado di ridurre in maniera significativa la quantità di sangue che viene persa dalle donne con mestruazioni abbondanti. Ancora, le donne che presentano iperandrogenismo, abbiamo visto l'ovaio policistico quando abbiamo parlato dei disturbi del ciclo mestruale, l'inibizione della secrezione delle gonadotropine ipofisarie inibisce automaticamente la secrezione ovarica di androgeni, cioè viene perso quello stimolo che spinge le ovaie a produrre androgeni. Ma ancora l'estrogeno che agisce sul fegato e stimola la produzione di proteine
fra le globuline che sta a sintetizzare, stimola anche la produzione di sex hormone binding globulin. Ancora, con un meccanismo non chiarissimo, gli androgeni surrenalici sono inibiti dalla somministrazione degli estroprogestinici e per finire abbiamo visto che esistono dei progestinici ad azione antiandrogenica che riescono a bloccare quindi i recettori androgenici e quindi a ridurre la capacità degli androgeni di legarsi ai loro recettori. Quindi nelle donne con iperandrogenismo la terapia con estroprogestinici può rappresentare un'ottima soluzione. Cancro dell'endometrio. Riduzione, vedete, del rischio del 20%, del 40% e del 60%, stiamo parlando di studi piuttosto vecchi, vedete, dell'87, ma andando, vedete, c'è tutta una serie di studi che ci fa vedere come col passare degli anni l'utilizzo di 5 anni, dai 30 ai 35 anni, riduca per tutta, fino a 70 anni, il rischio di cancro dell'endometrio. Quindi io penso a questo punto di aver detto tutto quello che c'era da dire rapidamente sulla contraccezione estroprogestinica. Avrete capito sicuramente che si tratta di un potente strumento sia per il ruolo per il quale è stato ideato, cioè la contraccezione, e non mi dilungo ulteriormente su quello che abbiamo detto nella lezione precedente sull'importanza sociale della contraccezione, ma anche perché avete capito a questo punto che il contraccettivo ormonale tutela veramente la salute riproduttiva della donna e anche la salute della donna a 360 gradi a fronte di effetti collaterali che, è vero, esistono, ma che possono essere da una parte prevenuti con un'attenta anamnesi e facendo le opportune valutazioni prima della prescrizione, e dall'altra sono tutto sommato, dal punto di vista numerico, di rilievo veramente modesto. E chiudiamo questa lezione dicendo qualcosa sull'interruzione volontaria di gravidanza. L'interruzione volontaria di gravidanza, come avrete studiato o studierete quando farete l'esame di medicina legale, è regolamentata dalla legge 22 maggio 78, numero 194, comunemente noi diciamo sempre 194, la legge 194, che non si chiama legge sull'aborto, si chiama legge norme per la tutela sociale della maternità, e se l'interruzione volontaria di gravidanza. C'è tutta una serie di articoli, ma i due articoli più importanti di questa legge sono l'articolo 4 e l'articolo 6. L'articolo 4 dice che entro i primi 90 giorni dall'ultima mestruazione, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione al suo stato di salute, alle sue condizioni economiche, sociali, familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsione di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico o a una struttura sociosanitaria, cioè abilitata dalla regione o un medico di famiglia. Quindi è autorizzata la donna a effettuare entro i primi 90 giorni, sostanzialmente per qualsivoglia motivo logico, una donna che dica di non potersi permettere la gravidanza, che è troppo giovane, che è troppo anziana, che ha troppi figli, che non vuole figli, che deve studiare, che deve lavorare, un qualunque motivo, una qualunque giustificazione logica, autorizza la donna entro i primi 90 giorni a richiedere e ad ottenere l'interruzione volontaria di gravidanza. È possibile andare oltre i 90 giorni? Sì. L'articolo 6 disciplina i casi per i quali l'interruzione può essere praticata dopo i primi 90 giorni. Quando? Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. Oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Psichica della donna. Psichica. Cosa vuol dire questo? Numero uno. Paziente gravida a 18 settimane, a 20 settimane, quindi ha superato i 90 giorni, che improvvisamente scopre di avere un tumore o di avere, che vi posso dire, una miocardiopatia dilatativa gravissima,
Il cardiologo le certifica, le dice: guardi che lei, se va avanti con questa gravidanza, rischia di morire. E a questo punto la donna si rivolge alle strutture autorizzate con il certificato del cardiologo e la struttura dice: sì, effettivamente la vita di questa signora è a rischio, questa donna può effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza. Oppure la donna effettua degli accertamenti nel corso della gravidanza e ottiene una certificazione in cui c'è scritto che il feto presenta rilevanti anomalie o malformazioni. Con questa certificazione la donna si presenta alla struttura e dice: il sapere che questo bambino, che questo feto di cui sono incinta ha questa malformazione, mette a grave rischio la mia salute psichica. Questa cosa sostanzialmente mi sta facendo impazzire. La paziente viene sottoposta a una visita psichiatrica ed è lo psichiatra che certifica che la donna effettivamente non può andare avanti con questa gravidanza perché ne subirebbe un grave danno alla sua salute psichica. Con questa certificazione dello psichiatra, la struttura pratica l'interruzione di gravidanza dopo il 90° giorno. Dopo il 90° giorno, ma fino a che epoca? In Italia si stabilisce che l'epoca fino alla quale si può effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza è l'epoca al di là della quale si presume che il feto possa avere vita autonoma. Cosa vuol dire questo? Che se la signora chiede l'interruzione di gravidanza il giorno prima di partorire, si interrompe la gravidanza ma nasce il bambino vivo, non ha molto senso. E se la signora lo chiede a 28 settimane, il bambino nascerà vivo, non solo, ma avrà anche il danno, non solo il danno per il quale la donna chiedeva l'interruzione di gravidanza, ma anche il danno di essere prematuro. Quindi, in linea di massima, il limite per l'interruzione volontaria di gravidanza, a seconda delle strutture, è posto intorno alle 24 settimane, perché si ritiene che dopo la 24esima settimana il feto che nasce, il neonato, possa sopravvivere, anche se ricorderete che invece quando parliamo di aborto diciamo che si parla di aborto fino al 180° giorno di gravidanza. Come si fa l'aborto? L'aborto del primo trimestre, cioè quello entro il 90° giorno. Ci sono due tecniche. Un attimo di pazienza. L'aborto chirurgico o l'aborto farmacologico. L'aborto chirurgico prevede la dilatazione del collo dell'utero dopo aver somministrato della prostaglandina, quindi si inserisce un isterosuttore, un aspiratore sostanzialmente, e il contenuto della cavità uterina viene aspirato. Eventualmente si può completare la revisione della cavità uterina con un curettage. Tutto ciò viene effettuato in anestesia generale o talvolta in alcune strutture anche in anestesia locale. Generalmente non viene eseguito prima della settima settimana di amenorrea per ridurre il rischio di complicazioni. Da alcuni anni però in Italia esiste anche la possibilità dell'aborto farmacologico. Il protocollo prevede la somministrazione di prostaglandine, gemeprost vaginale o misoprostolo per via vaginale o sublinguale dopo 48 ore da un pretrattamento con il mifepristone. Se ricordate la lezione che abbiamo fatto sulla contraccezione di emergenza, quando parlammo dell'ulipristal, abbiamo detto che appartiene alla classe dei modulatori selettivi del recettore del progesterone. Il mifepristone è un altro modulatore selettivo con una forte azione antiprogestinica che quindi interrompe la gravidanza. Successivamente il gemeprost e il misoprostolo favoriscono la dilatazione del collo e l'espulsione spontanea dell'embrione. Quindi l'aborto farmacologico non richiede l'intervento chirurgico, non richiede l'anestesia e per questo motivo è meno pericoloso e meno dannoso per la salute della donna. L'aborto del secondo trimestre, cioè quello che si fa per problemi di salute o della madre o per grave malformazione del feto, anche questo può essere effettuato per via chirurgica o per via farmacologica.
La stragrandissima maggioranza degli aborti del secondo trimestre praticati in Italia viene effettuato con un metodo farmacologico. Di nuovo, eventualmente pretrattamento con mifepristone, dopodiché attraverso la somministrazione di prostaglandine si induce un travaglio abortivo. In altre parole, la paziente fa una sorta di mini parto del fetolino. Negli Stati Uniti soprattutto viene invece utilizzato l'aborto chirurgico, si dilata il collo dell'utero, si inseriscono delle pinze all'interno dell'utero e si estrae il feto, in genere un po' alla volta fatto a pezzi, per cui è evidentemente una metodica che poi dopo non consente l'autopsia del feto e quindi non consente di valutare quali siano le malformazioni o quali siano le patologie da cui era affetto il feto, se queste patologie hanno il rischio di riprodursi, se non consente di caratterizzare bene quali fossero le malformazioni eventualmente identificate dall'ecografia nel corso della gravidanza. E per questo motivo in Italia non viene poco utilizzato, sostanzialmente è rarissimo che si utilizzi questo metodo. Bene, con questo abbiamo completato queste due lezioni che riguardavano la contraccezione e avete visto anche l'interruzione volontaria di gravidanza. Come sempre spero di non avervi annoiato e vi ringrazio per l'attenzione.